I Don't Like Mondays, una band chiamata Boomtown Rats, il cui nome magari non dice tantissimo, vi dirà qualcosa di più sapere che il leader della band era Bob Geldof. Di Bob Geldof si parlò tantissimo a cavallo tra le due, insomma, metà anni 80, ma insomma in qualche modo indirettamente si è tornati a parlare di Bob Geldof, perché se avete visto Bohemian Rhapsody, cioè la storia di Freddie Mercury, dei Queen, insomma di quello che succede durante il Live Aid, beh, tutta quel casino lì del Live Aid per raccogliere fondi l'ha organizzato Bob Geldof, che insomma con una certa insistenza chiedeva alla gente di donare, no? Dice va bene, godetevi il concerto, ma il concerto l'abbiamo messo su per raccogliere fondi. In quel caso non erano gli incendi in Australia, era la fame in Africa. E qualcuno gli attribuisce delle frasi anche piuttosto aggressive. Dammi sti cazzo di soldi! Ma in realtà lui non è mai stato così aggressivo. Così mi diceva Alessandro Baronciani, che è qui per parlare di tutt'altro. Però, vista la tua conoscenza, insomma, musicale, di aneddoti, approfitto, insomma. No. Ok. Intanto benvenuto. Pronto. Intanto benvenuto. Benvenuto. Ti senti tante. Un po' come si dice, concorrente di quiz in questo momento. Sì, con le cuffie già subito concorrente. Esatto. La risposta è 13. Però è vero, no? Bob Geldof dice: io non ho mai detto give me your fucking money. No, e poi io tra l'altro ho rivisto quella clip dove lo accusano. Però è il modo con cui è riuscito in realtà a ottenere tanto, no? Sì, e poi è il modo in cui il sosia vince alla giusto, al concorso per sosia di Bob Geldof, dove lui perde, come è successo a Chaplin, se non sbaglio, no? Questa è una di quelle cose famose. Esatto. Charlie Chaplin partecipò a un concorso di sosia su Charlie Chaplin e arrivò, non so, settimo tipo. Comunque, allora, per la cronaca, Alessandro fa tantissime cose, insomma, è un art director, è un musicista, però insomma sei conosciuto come illustratore e fumettista, no? Quindi insomma te la canti e te la suoni, cioè disegni le tavole, sì. Ma ci scrivi anche che cosa dicono i protagonisti. Non solo, a volte faccio anche il pubblico, faccio... Grande, bella questa! No, e ha un libro nuovo che deve ancora uscire, ma che oggi viene presentato, sì. No? Si chiama Quando tutto diventò blu, esce oggi perché oggi è il cosiddetto Blue Monday. Un giorno perfetto per far uscire un libro tutto blu, perché dentro, se vedi, anche l'inchiostro. L'ho letto, certo. È tutto blu. Allora, giustamente, sapendo che quando ci viene a trovare qualcuno noi cerchiamo di andare dietro anche musicalmente, mi fa, senti, Blue Monday la mettiamo. Ecco, allora proprio qui volevo. No, allora Blue Monday è stata sostituita da I Don't Like Mondays, cioè non like mi piacciono il lunedì. Perché giocando d'anticipo l'abbiamo già messa lunedì scorso. Se no poi ce la rubano. No. Perché tutti parlano di Blue Monday il lunedì, no? Effettivamente, comunque è fatto bene a mettere I Don't Like Mondays. Dai, che ci sta, ce l'avremo in sottofondo, dai, avremo. Guarda che parte. Ce Ma è vero che questo pezzo, in New Order, non lo volevano fare, era lo svuotapista dopo i concerti. Loro avevano messo una sorta di base. Che un la outro, lì. Forse si chiama. Ma, no. Ma tipo un rumorino di base che dicevano. Come per dire ciao a tutti. Ciao a tutti, esatto. Ah. Qui ci hanno fatto un pezzo. Ma dai. Sì, questo era la. E la gente lo vive come bis. Adesso arriva quella famosa. No? Adesso arriva quella famosa. Ma pensa a te. Pazzesco. Comunque è meglio I Don't Like Monday che il Bloody Sundays. Ah beh, certo, cioè, allora, tra le due, nonostante anche I Don't Like Monday parla di una tragedia, no? Di quello di assalitore, una strage nelle scuole americane dove è catturato il protagonista, disse, gli chiesero ma perché hai fatto sta strage? E fa, ma sai, a me è lunedì proprio. vabbè. Parleremo di tutt'altro comunque tra poco insieme ad Alessandro Baronciani, un piccolo spot, ma siamo già in diretta YouTube. Parleremo di Quando tutto diventò blu. Fra poco. Tropical Pizza. A caso anche perfetto, cavolo. Anche questa non la sapevo, del Blue Monday canzone. Il Blue Monday canzoni avevano detto che quando loro l'avevano scritta non l'avevano pensata come pezzo. Ma va. L'avevano messo dura tipo... tantissimo, è quasi un mix, è quasi un 12 inch, cioè. E poi tra l'altro, secondo me, sai quante volte fantastico. Ha fatto girare nella tomba i piancarti su quel pezzo. Tu aspetta, dici, ma ci stanno ascoltando anche adesso? No. Può essere, può essere, okay. Può essere. Perché dice non gli sarebbe piaciuto? Ma tutta la svolta elettro, secondo me. Vai a capire però, perché era un po' nell'aria, no? Cioè comunque se n'è andato, secondo me. Dopo i tempi sono cambiati. Forse che in realtà non... scusa, quella cos'è? 3 anni dopo che è morto? Tre anni dopo che è morto. Sì, 4 anche morto. Non arrivano.
Cioè ci sta che tipo dici cosa faccio, boh, non lo so. È come quando mi dicono mica Kurt Cobain se vedesse i Foo Fighters. Bah sì, però i Foo Fighters sono mai messi in disco baleariche, capito? Cioè il problema è quello, capito? Non è che sono messi a fare l'Italo Disco a un certo punto i Foo Fighters. Cioè hanno fatto un concerto con 1000 chitarristi, basta, fine. Però comunque lui ci ha detto che per almeno 3 anni ogni volta che faceva le conferenze stampa era sempre: come ti permetti a fare questa musica come in Nirvana? E lui diceva: vabbè raga, ma cioè il riff che poi entra la batteria, cioè questa è la mia musica, cioè non è che in realtà non è tanto Nirvana i Foo Fighters, dai. Ma sì, no, poi comunque i Foo Fighters sono, però non sono neanche tanto i New World. Oddio, i primi due dischi di Foo Fighters secondo me è perché dici cazzo non c'è più lui ed è quello che suona la batteria e canta lui a sto giro, perché anche i New Order canta, non è che ha no, c'è Bernard Sumner. Cioè? Uno si chiama Bernard Sumner, però c'ha un altro nome d'arte, eh? Nome d'arte, sì. So I stepped off the golden. C'è sempre queste cosine un po' strane. Madonna, sono fighi. Ma tu, musicalmente, diciamo, il tuo top in assoluto qual è? Di robe, cioè la roba più famosa tra quelle che ti piace. Secondo me da Blue Monday possiamo fare. Ok, comunque insomma, certo. Sì, quest'estate di chi sono stati rinchiusi a Firenze? È stato bellissimo, vero? È stato accompagnato mia figlia alla Green Week. Non l'hai portata? No, alla Green Week lei partiva, ero già sugli Appennini, sono sceso giù, sono andato a Firenze. Perché ho detto, cioè, mi fai un bar, entriamo in così adesso online, quello che... L'hai preso da uno fuori? No, io ho detto che non c'era più nessuno, tutto vuoto, c'era la biglietteria, non ci credo. Abbiamo preso i biglietti. Il prezzo di cosa? Sì, lui è totale, certo. Poi vabbè, l'hai mai incontrato lui? L'hai mai incontrato? No, spero di sì. Io sì, anni fa. No, io non faccio incontrare, ciao. No, boh, non lo so. No, però c'era tempi quando, non so se conosci, tu, Baltanto lo conosci, Luca, che lui scriveva. Giornalista, cioè. Giornalista, sì. C'era un periodo in cui con lui lavoravo. E quindi con lui insieme andavamo spesso ai concerti. Poi lui era una discoteca incredibile, no? Io poi avevo figo perché avevo più vinili di tutti i miei amici, no? Sì, 157 vinili, no? Li avete così, erano bellissimi. Sì, neanche insomma tantissimo. Beh, però ho capito, avevo già certo, così da ragazzino. Figo, sì, tipo 20 anni. Poi dopo c'è stato, poi dopo i CD, i vinili sono tornati, certo. E cacchio, arrivo a casa tua. Beh, devi andare a casa sua allora. Adesso quanti ne hai? So, 6.000. Sì, però ci sta che 6.000, Beh, vinile avrò tipo 400, cioè un po' di vecchi, poi ho certo smesso, poi ho ripreso. Non tanta roba comunque. Vai. Billie Eilish, Radio DJ e Tropical Pizza. Siamo in diretta YouTube da qualche minuto. Ora torniamo anche in diretta radiofonica. E con noi c'è Alessandro Baroncini. Insomma, un po' così, questa cosa che non mettiamo Blue Monday. Ma cerchiamo di recuperare. Adesso te ne dico una, no? In questa canzone di Billie Eilish che abbiamo appena ascoltato, c'è quel punto lì in cui lei fa: But my head was underwater. Che dice: avevo la testa sott'acqua. E tra l'altro in quel momento proprio il fratello produttore gli mette un effetto tutto acquatico ed è lì che entriamo in quando tutto diventò blu.
Sì, perché inizia effettivamente. Inizia sott'acqua, diciamo. Poi no? Finisce anche sott'acqua. E beh, io. No, allora, guarda. Non sei arrivato alla fine. No, okay. Sono arrivato alla fine, ma quando si parla di graphic novel, che in italiano possiamo chiamare libri a fumetti. Romanzo a fumetti. Romanzo sì. A fumetti. Non riesco mai a capire quanto si possa spoilerare, no? Bah, questo qui è un libro dove non succede così tanto. È più che altro la voglia mia di provare a scrivere un romanzo a fumetti che parlasse di paura. Certo. Parlasse di paura, attenzione, non i film di paura, no, sai, tipo quelli horror. Che era un film che ho fatto un libro horror, ma proprio di paura, di stati emotivi, di ansia, certo. Di panico. E lontano da provare a fare delle simbologie o delle cose un po' particolari. Volevo proprio raccontare come si stava quando a un certo punto, improvvisamente, e qui facciamo un'altra bella citazione, quando ti sembra di aver perso il controllo, no? Infatti lei... I cosiddetti attacchi di panico, esatto. Diciamo. Questo è un po' l'argomento, no? Esatto. Se vogliamo tiriamo un'altra fuori, una citazione proprio, lei she lost control, insomma, perde il controllo di lei, perde il controllo di quella capacità di fare le cose, reagire, di trovarsi... Sì, se ne accorge, se non sbaglio, no? All'inizio loro stanno facendo immersione. Una immersione a 30 metri, che per la cronaca, insomma, già ci vuole un brevettino po' più di quello basico per andare a 30 metri. Esatto. Poi magari... Hai il 18, una capatina a 25-26 la fai... Tu arrivi fino a 30? 18, però insomma fino a 25-26, per sbaglio mi è capitato. Comunque, di... quando sei scendi già sotto i 20, per risalire hai quei... Ci vuole la decompressione, no? Sì, quei minuti lì che ci devi averli. Allora, alla protagonista viene chiesto di... In genere si fa su quelle funi, no? Che sono ancorate, che partono dalla barca, così si sta tutti lì e il dive master, no? Il capo un po' della spedizione, dice ok ragazzi, stiamo qua 2 minuti. E devo dire, sono attimi che possono essere anche molto belli, però la protagonista proprio in quel momento dice mamma mia, c'è un silenzio incredibile, sei sott'acqua, devo stare fermo, senti il cuore, senti le tue paure, in questo caso l'ansia, no? Ansia che è il disturbo number one, giusto? L'hai raccontato bellissimo. No. mi sono emozionato, è stato fighissimo. Ma ragazzi, è bellissimo perché il fumetto è una cosa fantastica, cioè non ho le parole per descrivere le tavole, però mi baso sulle sensazioni che mi danno le tavole. E poi no? La cosa, non so, c'era una vecchia vignetta di Charlie Brown dove c'era Sally, che era la sorella di Charlie Brown, quella più sveglia di tutti, no? Che doveva fare una relazione di 2000 parole. Ok. E allora inizia la relazione dicendo io una volta ho letto che un disegno vale più di 1000 parole. Ah. Bene, io per oggi la mia relazione ho portato 2 disegni. Oh, però un po' è vero, cioè. Ed effettivamente Sally Brown l'aveva lunga, cioè alle volte ci sono dei disegni che per come sono stati realizzati ci perdi dentro. Ad esempio Paolo Baciglieri fa quelle tavole dove anche vedute di Milano, in questo libro bellissimo insieme a Tramezzino, tu ci butti dentro e a un certo punto ti sembra veramente di stare guardando dentro la finestra le persone che stanno mangiando in quel pazzesco, momento. È pazzesco. E questo qui è una cosa strana del fumetto. Il libro parla di attacchi di panico, parla di questa ragazza che cerca di affrontarle, e per me è una sorta di avventura, cioè per me è un'avventura. A un certo punto della tua vita ti trovi in una selva oscura, solo che qui non siamo in una foresta, qui siamo in una cameretta e hai paura di uscire anche dalla cameretta. Sul tram a volte, no? Non sai dove ti capita, no? È giusto. E quindi mi piaceva questa cosa che il fumetto ha questo potere, che a un certo punto durante la lettura non sai perché, ma in quel momento ti fermi lì a guardare l'immagine. Sì. E quindi la lettura del fumetto dura più lungo in base a quanto tempo tu ci metti a guardare un'immagine. No, certo, cioè nel senso, se tu vuoi leggere le parole di un libro tipo quello di cui stiamo parlando, ce la puoi fare anche in mezz'oretta, ma sì. Il problema è che ogni tavola ti cattura e lì sta anche un po' al lettore, no? La capacità di buttarci dentro. Io ho fatto in modo che questo fumetto sia possibile leggerlo in 70 secondi. Ah sì, vabbè, 70 secondi. 17 minuti. Senti, spostiamoci per un attimo da quando tutto diventò blu. 17 secondi. 17 secondi. Mamma mia. Ma dai, ho fatto la citazione ai Cure. Senti, comunque, per farvi capire il personaggio Alessandro Baronciani, uno dei lavori, diciamo, di più grande risalto degli ultimi tempi è stato questo lavoro per Dalla, no? Per il quarantennale, no? Guarda, io metterei una canzone, perché insomma il video aveva tutte le tue... Metterei una canzone proprio da... Ma ne abbiamo scelta una, proprio una... Dai, una super hit. Perché siamo comunque, dai...
a inizio l'anno che verrà, cioè, o siamo già sul 2021, comunque dai, insomma, appena iniziato è questo perfetto. Qui quello che doveva venire, diciamo, da Lucio Dalla. Lucio Dalla, l'anno che verrà, Radio DJ. Caro amico, bello, ti scrivo. E c'è questa, giusto? Ma ce l'hai il vinile? Così mi distacco un po'. No, non mi è arrivato. Adesso te lo faccio vedere. E siccome sei molto lontano, vinile bianco, più forte ti scriverò. Che bello. Trasparente o bianco? Trasparente. Da quando sei partito c'è una grossa novità. Bellissimi, bellissimi. Ma penso che è finito ormai. Ma qualcosa ancora qui non va. Quando ho avuto questa idea, ho fatto: senti, prendi in mano il disco e lo rifai. Un po' come faceva Danino? No, Danino esce poco. Ah, okay. Vaufan, quello delle copertine dei Pixies. Ok. Lui ha ripreso in mano tutti i vinili di Pixies e ha fatto. C'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. Ma. Scusa, adesso mi viene in mente che anche quella dei Foo Fighters è presa dai Pixies. È quella Color and the Shape. Infatti lui lo dice nel documentario, fa: noi abbiamo lavorato col produttore dei Pixies perché io volevo. E anche la copertina. Infatti quando guardi la copertina con quegli atomi è presente, è un po' una cover anche la copertina. Ma invece ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione. Ah, sì, eh? Di quanti stiamo già testando. Certo, com'è sussidiario? Sarà tre volte nata e festa tutto il giorno. C'è un centro di Cristo scenderà dalla croce e gli uccelli faranno un ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno. Anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi ma soltanto a una certa età. Madonna, Lugano, giusto? E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. L'inglese, com'è la storia? Sanno forse troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi, caro amico, cosa ti scrivo e ti dico? E come sono contento? Li hanno ricomprati? No, hanno ritrovato questo. Di essere qui in questo momento. Vedi, 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 vedi. Certo, per poter riderci sopra, per continuare a sperare. Certo. E se quest'anno poi passasse in un istante, figurati cosa sei. Vedi, amico mio, come diventa importante che in questo istante ci sia anch'io. L'anno che sta arrivando tra un anno passerà. Che era Lugano, Angeli. Io mi sto preparando, è questa la novità. Scusa, Angeli e Lugano è la stessa canzone. Sentiamo Angeli, però sono immigrati italiani che vivono. Qua del video. Esatto. Ambientata a Lugano. Esatto. Allora vedi che io figurati. Uè, Lugano! Anzi, a Paradiso! È una città. Bellina, bellina, tanto bella. Bellissima, ragazzi, a parte gli scherzi. L'anno che verrà, tratto dall'album Lucio Dalla, per questo ho detto da Lucio Dalla, Lucio Dalla, perché l'album si chiama come lui, al contrario di come dissi una volta, non è il suo primo album. No, non è il suo primo. In genere quello che porta il nome di una band, di un artista, è il primo, ma non è questo il caso. E per i 40 anni è uscita un'edizione limitata con qualcosa in più, c'è Angeli. Avrete visto questo video che è condito, diciamo, in qualche modo da Alessandro Baronciani, che è qui con noi, e poi tu in qualche modo hai illustrato il disco. Questo è stato un po' la... Sì, è stata una bellissima sfida rimettere le mani
tra l'altro poi è stato anche di quelle cose, ci credi nei cerchi della vita, no? Delle cose che iniziano e poi a un certo punto ti si ripresentano un certo, da un'altra parte. Sì. E questo cerchio è iniziato a Pesaro quando io per la prima volta ho visto Alessandro di Pesaro, eh? Sì, sono di Pesaro. Non per niente c'è stata della pesaritudine prima tra Valentina Ricci, adesso ho capito qual è la cosa che vi lega. Beh, è poi strano perché io Valentina Ricci l'ho conosciuta perché mi hanno chiesto di fare la copertina del libro. Ah, anche quella è illustrato. Sì, quella, ma non sapevamo, che io non sapevo che era di Pesaro, io l'ho scoperto certo. Dopo che era di Pesaro. E quindi è stato scusate, è stata questa cosa molto bella riavere in mano questo disco che è stato il primo disco che, con cui io ho ascoltato la musica dall'inizio alla fine. Okay. Perché prima erano le canzoni che arrivavano magari dalla radio, magari fuori casa sentivi un pezzo così. A classico, certo. Conosco certo. questo mito della mia neanche adolescenza, perché ancora ero veramente bambino, questo ragazzo che faceva l'imitazione di Dalla, bravissimo, si chiama okay. Freddy. Lui... Beh, era molto diffusa ai tempi l'imitazione di Dalla, tanto quanto quella di Mike Bongiorno, secondo me. E lui mi regala questa cassetta e c'era Dalla 1979, quindi Anne Marco, i classici tango. L'anno che verrà, e insomma. Quando Giulia, che lavora in Sony, mi chiese per email di illustrare questo disco, io non ci credevo. Detto, che bello! È stato per me bellissimo. Che sogno, ma ti certo. piace Dalla? E ho fatto... Mi piace Dalla, quello e ho cominciato ad ascoltare la musica dall'inizio alla fine perché avevo preso quel disco ed è stato bello quindi mettere le mani, ridisegnare tutte le canzoni una per una, rifare un booklet, ma... ascoltare il master originale e poi fare anche il video di Angeli che vi consiglio di andare a vedere perché... Ma sì, sì. Beh, non è mai troppo tardi, non è mai troppo tardi. Senti, parlando di cose tecniche, no? Allora il lavoro di illustratore, di fumettista, insomma sicuramente ha un ritmo diverso, no? Da un lavoro d'ufficio, diciamo, cioè io non credo che tu tutti i giorni dal lunedì al venerdì ti recchi in un posto, o magari anche okay. sì, no, cioè ci sono dei ritmi un po' speciali, cioè per esempio ti arriva questa commissione, senti Alessandro, noi vorremmo farti illustrare, cioè cosa fai? Crei dello spazio? Riorganizzi la tua vita, dici per due mesi, quanto ci vuole per illustrare un disco, per scrivere un fumetto? Guarda, lo sai che io sono un po' bestia in questo caso, sono un po' più anarchico, cioè come va? Ogni volta c'è una domesticazione differente, cioè, okay. È come se ogni volta devi imparare dei comandi, non so se hai mai allevato un cagnolino. No, devi ogni tanto c'è il premio e premio bastone. Cioè che fai a te stesso? Sì. Cioè bastone e carote con te stesso. Esatto, senti, bastoni e carote per ritornare. Dai Ale, che bello. Oh, forza lavora, spam. No. Sì, anche perché quando tu hai un lavoro praticamente improprio è un po' come se fossi radio DJ però in una persona sola, per cui c'hai l'account manager, certo. E c'hai anche quello che poi va a spedire le tavole, quello che poi deve parlare con il titolare. Beh, un pochino, insomma, sì. Il problema è che quando gli operai non vogliono lavorare, no? Esatto. Quindi ti trovi che sei da solo e la metà delle cose che non hai voglia. No, certo. Poi certo. Per fare i fumetti, ad esempio, quando tutto diventò blu è nato scrivendolo, mentre lo facevo lo disegnavo, lo scrivevo, lo finivo. E le ragazze nello studio Munari invece no, ho dovuto scriverlo prima. Poi fai tutte le illustrazioni. Fare uno storyboard e poi di conseguenza andare al ritmo che mi chiedeva il libro. L'importante è rispettare la cosiddetta scadenza. Sì, no, mi piace tantissimo. No, che è strano che è un libro che parla... Qui è Milano, una scadenza ci deve essere. Certo. No, ma credo sia sempre così. Però un libro sull'ansia, diciamo, sugli attacchi di panico, no? Di questo parlano le illustrazioni. Chissà se magari verso la scadenza, quando mancavano ancora, viene l'ansia. Che tu stesso, diciamo, diventi un po' protagonista, no? No. Se devi essere. Devi essere nel mood, devi essere. Sei già là. Sì. Nel flusso. È una cosa migliore per iniziare a lavorare un libro, io lo dico a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Anzi, ci sono i messaggi da casa, no? Sì, okay. ci sono, adesso poi li leggiamo. No, una cosa veramente che è importante è che quando tu lavori, devi già pensare al lavoro che sarai. Prossimo. Ah sì? Sì, se no non. Ma scusa, ma questo è il contrario dell'insegnamento zen, cioè mentre fai una cosa devi già pensare a un'altra. Sì, devi pensare già a un'altra, se okay. No finisce che tu fai questa cosa. E ti senti svuotato. E ti senti svuotato okay. E non puoi, e lo zen se n'è andato. Devi già immaginare quello che vorrai fare dopo. Cioè, va bene, senti, dai, dopo analizziamo questa cosa dello zen che mi interessa. Quando tutto diventò blu, con noi c'è Alessandro Baronciani, sentiamo Lizzo e Ariana Grande.
No, nessun legame con le tematiche affrontate in questo caso. Però bella, eh. Beh, dice baby how you feeling però, eh. Come stai? Ma magari ci sono altri. Beh, wow, è bello, wow, è bello. Io sono andato solo quando c'era magari qualche presentazioncina. Ma sai che anche il disco mio l'hanno fatto tutti questi ragazzi indipendenti. Beh, una la conosci, Alice Berti, che è super tua fan. Infatti c'è. Poi ho suonato a Lucca. Vabbè, che era un concerto, però sui video c'erano ogni canzone le tavole di questi ragazzi. E la, c'era anche l'Alice che era lì così, è venuta backstage e mi fa: guarda, stavo aspettando questo momento. Dai, la sputtano su YouTube. Faccio così sul caso, mi fa vedere e fa. Eh no, beh, dai, è figo, cioè. Ma tra l'altro la, io l'ho conosciuta perché ci siamo visti alle serate di Bao per no, certo. E in questo punto ero preoccupato di questa cosa, voleva partire e tornare a Torino, però è un mio occhio di sempre, ma anche adesso che c'è sicura. E poi l'interregionale, l'interregionale, no, non ti preoccupare, io questi giovani mi spaventano così tanto, che sono così. Non tutti, però c'è tanto. Oh, beh, senti. A 20 anni mia mamma mi chiudeva la sera. Alle 8 di sera mi chiudeva in camera, mi tava via la chiave e mi tirava fuori la mattina alle 7 per andare a scuola. Dai, bene, sono la migliore generazione. Madonna, mi aspetto tanto. Molto bravi, cioè io poi stai essendo ignorante, cioè mi baso sulle emozioni. Però cioè, secondo me sono bravissimi, no? Secondo me sarà. Cioè loro scopriranno anche il modo di uscire da da solo. Ce la farà. Tornerà il rock and roll. Baby, how you feeling? Come stai? Beh, la protagonista del libro di cui stiamo parlando, insomma, soffre di attacchi di panico, di ansia, che sembra un argomento indie, in realtà non lo è, perché, insomma, è veramente il disturbo numero uno, cioè è più diffuso, il disturbo della mente, dell'anima, forse direi io, più diffuso tra tutti nel mondo, vero? Sì, e poi è un libro che, questa è una nuova edizione, 10 anni fa, quando uscì per la prima volta, poi scomparve dalle librerie, adesso quindi ritorna a essere disponibile in libreria. Era già tutto blu? Era già disegnato tutto in blu? Sì, questa è una delle cose che mi piace sempre fare nei libri, sai che sono un po' matto, ogni tanto ci metto delle cose. Mamma strane. Mia, l'ultima volta ci avevi delle cose stranissime, no? E questo mi è piaciuto subito quando l'avevo pensato insieme all'editore di rifare la copertina e rifare l'interno tutto blu, perché sono quelle piccole cose, sai che i manga giapponesi, quelli che escono nei shonen manga giganti, no? Più o meno, insomma. Sono differenti in due modi. Allora, quelli maschili hanno la carta che cambia, quindi ogni storia, ogni sedicesima storia, c'è cioè, tipo, ti leggi Naruto, sono le pagine verde, poi ci sono le pagine arancioni. Le raccolte, certo. Sì, sono le raccolte che loro escono settimanalmente. Ok. Noi le leggiamo nel Tankabon, che è il mensile praticamente. Ok. E invece là escono, ogni settimana ci sono 16 pagine nuove. Invece femminili, le pagine sono tutte bianche, ma i colori dell'inchiostro cambiano. E questa cosa mi ha impazzito, siccome poi la protagonista. Certo. La protagonista è Chiara, vive questa avventura. La piccola sperimentazione di questo libro è dare l'inchiostro blu. Se tra l'altro l'inchiostro blu, se lo senti, è molto più buono. Mamma mia, ragazzi, ma a parte che c'hanno un odore questi libri. Senti che buono. Mamma mia, ragazzi, poi quando sono nuovi ti giuro, sa anche un po' di subbuteo, se posso dire la mia, c'è un po' di maglia del calciatore di subbuteo. Senti, tanti messaggi, noi vi abbracciamo, ci fanno comunque bello capire che il fumetto è vivo, sta vivendo un periodo bellissimo, c'è tanto entusiasmo anche da, insomma, c'è tutta una nuova generazione, no, di illustratori, fumettisti che ha 20 anni che sta spaccando. Ricordiamo che sarai anche in tour, sei un musicista, sì. Qui ti vai a sfiziare
fare, farai questa cosa del concerto disegnato, la butto lì così voi potete andare su quelli nell'internet caffè e cercare delle informazioni. Andate in internet caffè e vi collegate su http. Esatto. Ti ricordi quando si doveva dire all'inizio? Adesso passa www, adesso non si dice neanche più. Anche senza www, diciamo. Questa è una bellissima cosa che abbiamo solo con Colapesce, giusto? E altri musicisti, no? No, Colapesce questa volta è un'altra cosa ancora. Anzi, oggi è uscito, guardatevi il video con Di Martino, bellissimo. Okay. Fatto, adesso uscirà un disco fatto con la pesce Di Martino. Ok. E adesso sono andati a cercare l'oracolo e c'è un mini filmatino dove vanno a parlare con questo oracolo. Non vi spiego chi è, poi guardatelo. Dai, no, stiamo dando tante informazioni. Quindi con la pesce Di Martino cercate il concerto disegnato per andare a vedere Alessandro Baronciani. Beh, andatelo a vedere già oggi, fai le presentazioni. Oggi andiamo, siamo in Feltrinelli al Duomo, quindi chi vuol venire, Niki, tu ci vieni, lo so che siamo in tempo, no? Esatto. Cioè, Valentina Ricci lo sa già, doveva venire anche lei. Però in diretta, quello ormai ci saluterà dalle cose. Yeah. Siamo a Milano, poi farò un po' di giri Torino, un po' in Puglia e poi partiremo con questo concerto a fumetti dove gli ospiti saranno solo femminili. Mm. Quindi ci sarà Maria Antonietta che mi ha dato la disponibilità per una data, Herskin, Han e cercate, Verano. Cercate ragazzi, la cantante di Gomma, giusto? Ilaria Uni, sì. Okay. Ci sarà veramente... Il concerto disegnato, mentre invece da oggi, no, da domani, trovate in tutte le librerie. Sì. Quando tutto diventò blu, con noi è stato Alessandro Baronciani, grazie mille come un sempre. Un abbraccio a tutti. Ciao. Grazie, ciao. Restate con noi. Yes, yes, yes.